Buonasera, in apertura la cronaca, 34 kg di cocaina nascosta tra le banane, sequestro a Gioia Tauro. Controlli dei carabinieri nella Locride, 10 denunce, sequestri e sanzioni. Pronto soccorso ospedale pugliese, Salviamo Catanzaro chiede l'intervento della Lorenzin. Parleremo di enti locali e manifestazioni estive nel comprensorio, questo e tanto altro, a tra poco. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Cocaina nascosta tra le banane, sequestrati 34 kg nel porto di Gioia Tauro. Sequestrati oltre 34 kg di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro. L'operazione è stata eseguita da uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con funzionari dell'Agenzia delle Dogane e il coordinamento della Procura della Repubblica. La droga era dentro un container di banane proveniente da Porto Bolivar, Ecuador, e destinato in Georgia. La cocaina, suddivisa in 30 panetti e del valore al dettaglio di circa 7 milioni di euro, è stata scoperta grazie a una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti, anche con apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane ed unità cinofile della Guardia di Finanza. Controlli dei carabinieri nella zona di Locri, 10 denunce, sequestrata una pistola, 6 patenti ritirate e sanzioni per lavoro in nero. È stato un weekend di controlli per contrastare la criminalità organizzata, quello appena trascorso nella zona di Locri. I carabinieri, infatti, nell'ambito del piano denominato Focus 'Ndrangheta, hanno eseguito controlli e perquisizioni personali e domiciliari anche nei confronti di pregiudicati inseriti nelle locali cosche. 203 persone e 137 veicoli controllati. In particolare, i carabinieri di Ardore hanno denunciato 2 venditori ambulanti di origine senegalesi di 21 e 34 anni per detenzione illecita di stupefacenti. I 2, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati in possesso di oltre 30 grammi di marijuana, trovati in una valigia da viaggio che è stata sottoposta a sequestro. È stato denunciato poi un 39enne commerciante del posto per impiego di lavoratori in nero. I carabinieri di Careri hanno denunciato un 29enne di Cosenza per frode informativa. Lo stesso, in qualità di una nota società di distribuzione di luce e gas, avrebbe ottenuto dati riservati dalla parte offesa con le quali successivamente avrebbe attivato forniture mai chieste. I carabinieri del NORM, aliquota radiomobile della compagnia di Locri, hanno denunciato 5 persone per guida in stato di ebbrezza. Erano stati sorpresi a bordo delle loro auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. I mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo e le patenti ritirate. I carabinieri di Bovalino, poi, hanno denunciato un 57enne di Careri per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un controllo, l'uomo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. Anche per lui l'auto è stata sottoposta a fermo, mentre la patente è stata ritirata. Infine, i carabinieri di Mammola, insieme ai forestali, nel corso di un rastrellamento finalizzato alla ricerca di piantagioni di canapa, hanno trovato in un fondo privato, abbandonato e accessibile a chiunque, occultate all'interno di un fusto nascosto tra la fitta vegetazione, una pistola a saldo modificata nella casa, priva di matricola, 3 buste di plastica trasparenti contenenti complessivamente quasi 300 grammi di marijuana, numerose cartucce per fucile, una trappola per fauna selvatica, 2 motoseghe prive di matricola, tutto il materiale è stato sequestrato. La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone con l'accusa di incendio un uomo di 42 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, V.E. L'arresto è stato reso possibile grazie alla segnalazione al 113 di un cittadino che aveva sorpreso l'uomo mentre appiccava il fuoco ad alcune sterpaglie, tentando poi di darsi alla fuga. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, sono riusciti a rintracciare il piromane.
L'uomo era ancora in possesso dell'accendino che aveva utilizzato per appiccare le fiamme, in una zona tra l'altro vicina ad alcune abitazioni. L'incendio non si era propagato soltanto grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco. L'arresto è il frutto anche del potenziamento dei servizi disposti dal questore di Crotone, Claudio Sanfilippo, per reprimere il fenomeno degli incendi dolosi. Ed ora cambiamo argomento. Pronto soccorso ospedale pugliese. Salviamo Catanzaro chiede l'intervento della Lorenzin. Lettera al Ministro della Salute per evidenziare la criticità del reparto. In merito alle criticità manifestate dal pronto soccorso dell'ospedale pugliese, il movimento Salviamo Catanzaro, per il tramite dell'avvocato Francesco Pitaro, ha scritto al ministro della Salute Lorenzin. Nella missiva, dopo una serie di considerazioni che sottolineano le varie criticità del reparto, il movimento chiede che il ministro della Salute voglia, senza indugio, prendere atto di quanto segnalato ed eventualmente, previa acquisizione di atti e documenti, nonché di ispezioni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale pugliese, voglio adottare ogni atto ed iniziativa, compresa l'autorizzazione all'assunzione di personale, per il tramite del commissario per il piano di rientro, direttamente collegato al Ministro della Salute, al fine di neutralizzare le inefficienze e i ritardi del pronto soccorso e al fine di rendere lo stesso un reparto in cui sia effettivamente e realmente garantito il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria e all'erogazione di prestazioni sanitarie tempestive estive e senza ritardo. Staletti, 200.000 euro di spese legali in arrivo al comune. Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, recita un antico proverbio locale. Infatti, dalla relazione del sindaco Concetta Stanizzi, tracciata nell'ambito dei lavori del Consiglio Comunale riguardante l'assestamento generale di bilancio, emergono criticità e posizioni contrastanti. L'assestamento generale di bilancio rientra nella normativa di contabilità che va a salvaguardare gli equilibri con una rimodulazione e spostamento di capitoli, il tutto per far rientrare le spese e le uscite. I lavori di questo Consiglio, aperti dalla relazione del primo cittadino Concetta Stanizzi, evidenziano una serie di difficoltà a portare avanti alcune opere pubbliche, tra cui il campetto di calcio Davide Barbato. Entrando nello specifico, la stessa ha evidenziato: oggi devo dire che le sentenze, i decreti ingiuntivi, i debiti fuori bilancio, le spese degli avvocati, gli incarichi non coperti da impegni, il campo di calcio Giritano Grillone, che a distanza di 20 anni è ancora da pagare, un insieme che mi spinge con coraggio a mettere da parte qualche iniziativa del mio programma amministrativo per coprire questi debiti che non ha fatto questa amministrazione e che continuano a togliere capacità di investimento all'ente. Parole chiare, dirette e senza sconti del primo cittadino che sul piano delle opere pubbliche portano a nuovi cambiamenti, tra cui la revoca della sospensione del campetto di calcio Davide Barbato per un investimento di 150.000 euro, mentre la sala polifunzionale teatro sarà portata avanti anche se, secondo le parole del sindaco, iniziativa sfortunata, nata male e cresciuta peggio, che ha comportato problemi con le ditte appaltatrici con un procedimento alquanto difficoltoso. Un intervento, quello tracciato dal sindaco, di problemi e difficoltà nell'amministrare questo comune. Infatti, in un suo passaggio si coglie proprio il senso del dramma. Voglio evidenziare i sospesi che ho ereditato, controversie legali i cui effetti, giunti a conclusione, mi cadono addosso. In termini economici faccio l'elenco: avvocato Mirigliani Stanizzi Sorace ed altri per un ammontare di quasi 200.000 euro. In fase di discussione è intervenuto il capogruppo di minoranza Gregorio Aversa, che ha evidenziato che la maggior parte delle spese legali sono state create dalla maggioranza del sindaco Concetta Stanizzi, portando sicuramente ad un aumento delle tasse, tra cui la mensa scolastica, la tassa di soggiorno. Inoltre, lo stesso Aversa ha puntato il dito contro l'assessore esterno e dirigente dell'ufficio tecnico Filippo Caliò, che ad oggi non ha consentito al revisore dei conti e quindi al Consiglio Comunale di conoscere attraverso una relazione dettagliata le spese effettuate dall'ufficio tecnico. Concludendo l'intervento, il capogruppo di minoranza ha chiesto al sindaco di revocare la delega all'assessore esterno Filippo Caliò. Ed ora diamo lettura di un comunicato a firma Santo Sestito, componente del CAL Serre Calabresi.
Chiedere lumi sulla realizzazione di un programma non significa commettere il reato di lesa maestà o criticare la gestione degli amministratori di turno, ma semplicemente cercare di sapere nelle forme più corrette e trasparenti lo stato delle pratiche. Mi riferisco alla polemica innestata dal presidente della provincia Bruno sulla mia richiesta in merito all'iter delle pratiche del polo scolastico, dell'ammodernamento della strada provinciale Chiaravalle, Centrache, Palermiti, Bivio Squillace e Girifalco e dalla messa in sicurezza del lago Acqua Bianca, opere programmate ed approvate dal Consiglio Provinciale negli anni 2012-2013 e nel 2014 su mio suggerimento. La risposta risentita del presidente Bruno dimostra che lo stesso non ha letto le carte, diversamente non avrebbe accusato il sottoscritto di scarsa lucidità mentale e non sarebbe caduto in errore, perché avrebbe appreso dalle stesse carte in suo possesso, quale presidente della provincia, che fino all'entrata in carica del commissario le somme per l'ammodernamento della strada e per la costruzione del polo scolastico erano elencati sotto la voce settore edilizia scolastica, costruzione polo scolastico Chiaravalle anno 2012-2013-2014, euro 3.350.000 euro, mentre sotto la voce settore viabilità soveratese anno 2012-2013-2014, nuovo collegamento e adeguamento viabilità provinciale tra le aree delle Preserre con la statale 280, area dei Due Mari, euro 30 milioni. Quindi il bando alle polemiche, parliamo coi fatti, così come era solito esprimersi l'onorevole Traversa, a cui va la mia riconoscenza per la sua meritoria attività gestionale, sempre puntuale ed attenta verso un territorio bisognoso della massima attenzione politica programmatica per uscire fuori da uno stato secolare di degrado. Do atto al presidente Bruno e lo ringrazio per aver portato a compimento la pratica del lago collinare, così come lo invito a non dimenticare quelle della strada e del polo scolastico. Ed ora vi diamo lettura di una nota stampa a firma del Circolo di Montepaone. Sono trascorsi 2 anni dall'insediamento del sindaco Migliarese e della sua giunta. Un arco temporale importante per rendere conto ai cittadini dell'attività, dei risultati e dell'impegno delle risorse. È doveroso constatare con rammarico che è fallito l'impegno di migliorare le condizioni di vita della nostra comunità, territorio, ambiente, mobilità, centro storico. La politica è stata assente dalle opere pubbliche indicate come importanti e prioritarie alle emergenze per l'ordinaria amministrazione. L'unico intervento messo in atto ha avuto lo scopo di caricare un maggior peso fiscale sul cittadino contribuente. C'è stato un fallimento su tutti i fronti, incapacità nella gestione quotidiana, incapacità nella comprensione dei problemi, incapacità nella progettualità, incapacità nel far rispettare le regole. È fallito soprattutto il tentativo, ove mai ci fosse stato, di una politica diversa, di dare inizio a processi di discontinuità con il passato. La vicenda poi della delibera del bilancio di previsione annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso proposto dai consiglieri di minoranza è una ulteriore dimostrazione dell'evidente e conclamata incapacità politico-amministrativa della gestione migliarese. Curare il deposito degli atti per l'esame del contenuto del bilancio di previsione, unitamente a tutti gli allegati a corredo dello stesso, da mettere a disposizione dei consiglieri nel rispetto dei termini di legge e dello specifico regolamento, è attività minima e inderogabile di un servizio di ragioneria. Ed è particolarmente sconcertante e sconsolante che, nonostante sia evidente l'inefficienza ed inadeguatezza del servizio finanziario e tributario associato all'Unione dei Comuni del versante ionico, la maggioranza non prende coscienza del dovere elementare di un urgente, adeguato ed efficace intervento per la normalizzazione di tali servizi, che ponga stabilmente e strutturalmente riparo alle gravi disfunzioni evidenziate e reiterate nel tempo. Ricordate il pagamento della Tari 2016, l'Unione dei Comuni ha dovuto riconoscere gli errori, sospendendo l'invio delle bollette e il loro pagamento. Pesanti rilievi sono segnalati dalla Corte dei Conti, con inevitabili riflessi sugli equilibri di bilancio. Violazioni di principi contabili, irregolarità nelle movimentazioni delle poste di bilancio, inefficienze delle gestioni finanziarie dell'ente, sottostima della spesa, mancata copertura finanziaria di parte dei debiti fuori bilancio, continuo utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e conseguente incapacità del Comune di riscuotere le entrate proprie, violazione del principio della veridicità e attendibilità del bilancio.
La gestione in forma associata dei servizi con l'Unione dei Comuni del versante ionico è diventata una inutile e costosissima sovrastruttura, in grado di generare confusione e togliere importanti risorse dalle tasche dei cittadini di Montepaone. Da troppo tempo ormai la nostra comunità non ha più una guida credibile e responsabile. Restituite ai cittadini il diritto di darsi una speranza. Andate via! Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco! Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Abuso alcol tra i minori, evento al Blanca Cruz. Si è svolto presso il Blanca Cruz, sito in Via del Mare, località Caminia di Staletti, un'importante iniziativa per la promozione della responsabilità sociale finalizzata alla prevenzione dell'abuso di alcol da parte dei giovani nei contesti di divertimento. Presenti all'iniziativa il questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, il presidente della Confcommercio Catanzaro, Pietro Falbo, il presidente del gruppo Giovani Imprenditori Calabria Centrale Marco Napoli, il presidente FIPE per la provincia di Catanzaro Massimo Stirparo. La recente sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Confcommercio e la Questura di Catanzaro è stata apprezzata e condivisa dal garante Antonio Marziale, tanto da voler offrire la sua competenza a sostegno del percorso intrapreso. Consapevolezza da parte dei giovani e consapevolezza anche di chi esercita determinati mestieri che hanno a contatto con i giovani, e penso che questa iniziativa che hanno avuto Confesercenti Calabria e Confesercenti Giovani di Catanzaro sia un'ottima iniziativa proprio per incominciare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, perché devo dire che su tale materia sensibilizzazione non ce n'è. Gli esercenti, ovviamente, e questo se da un lato è comprensibile, dall'altro non lo è, pensano solamente al guadagno. E invece, secondo me, in una società sana che si rispetti, si deve pensare anche alla salute dei giovani. E l'alcol, che viene usato sempre di più sempre più giovani, e sempre più decresce l'età con la quale i giovani cominciano a ingerire alcol a tutte le ore, tutti i giorni, nelle serate, specialmente d'estate. Perciò io credo che l'iniziativa che è stata presa sia ottima per raggiungere il risultato dell'uso consapevole dell'alcol. Armonia ed Arte Festival, grande successo a Scolacium per la Carmen. Un grande e meritato successo su tutti i fronti per l'originale e audace allestimento della Carmen di Bizetta Scolacium, una produzione originale di Armonie d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano, che con la lirica ha toccato una punta espressiva altissima del cartellone 2017, interamente dedicato al tema fondativo del dialogo, che diventa paradigma simbolico di un mondo a cui l'arte tende e aspira instancabilmente. Danza, scultura, luci ed effetti scenici, musica, canto lirico, il tutto fuso alchemicamente con il grandioso fondale dello spazio scenico assegnato ai resti dell'abbazia normanna, che tutto armonizza e sublima da sempre in questo luogo senza tempo. Il risultato è stata una serata indimenticabile per gli amanti dell'opera, della musica e della bellezza. Un pubblico numerosissimo e attento, incantato senza cedimenti per 3 ore di grande spettacolo dall'originalità della produzione, che pure ha lasciato intatta, potenziandola e arricchendola di potenti spunti di riflessione, la forza evocativa e allo stesso tempo attualissima di Carmen, sempinterno simbolico di libertà, amore e relazioni con l'altro da sé. 4 atti affidati ad un cast artistico di grande esperienza diretto dall'apprezzatissimo Leonardo Quadrini. Abbiamo vissuto tutti un'emozione profondissima, ha affermato Chiara Giordano, coltivata a lungo frutto di un lavoro intenso e di grande abnegazione ad ogni livello. Avevamo un sogno, come ogni festival che possa definirsi colto, e cioè quello di portare la grandezza e la forza della lirica fra le pietre millenarie di questo luogo incantevole e di struggente bellezza. E ieri sera, fra atmosfere pittoriche e di gusto goiesco,
Fra forza evocativa del canto e potere della forma visiva, fra energia creativa della musica e movimento libero dei corpi, abbiamo assistito ad un'opera totale che ci ha lasciati incantati e che certamente ci ispira, ci galvanizza e ci spinge a proseguire nel nostro intento, ovvero spenderci senza riserve per promuovere la magnificenza e la forza artistica e creativa di Scolacium, non assecondando i repertori di massa, ma dando spazio allo sviluppo dell'arte che alla massa propone occasioni di crescita della consapevolezza, della bellezza e del gusto estetico, che forse già ci concordano ma che non riusciamo a vedere o che possiamo contribuire ancora a creare. Tutto questo nella certezza che dal dialogo, come sommo bene, fra le arti, ma ancora più diffusamente, tramite esse fra gli uomini, possa risorgere un rinnovato umanesimo in cui per ciascuno ci sarà maggiore spazio per una vita migliore, improntata alla bellezza e dunque più felice. Chiaravalle Centrale, Rizzo e Corrado, referenti del progetto Borgo della Salute. Pina Rizzo e Gianfranco Corrado sono stati nominati rispettivamente referente e vicereferente del progetto Borgo della Salute a Chiaravalle Centrale. Il doppio incarico è stato ufficializzato nel corso di una manifestazione pubblica presso la Sala Consiliare Comunale di Via Castello. Presenti il Presidente Nazionale della Rete dei Borghi della Salute Marco Tagliaferri e il Segretario Generale Nazionale Giuseppe Pipicelli, Rizzo e Corrado coordineranno nell'arco dei prossimi anni una serie di attività finalizzate ad una maggiore consapevolezza diffusa sui temi dell'alimentazione sana, dell'attività fisica, dei corretti stili di vita, del benessere in senso ambientale e culturale. L'iniziativa, moderata dal giornalista Francesco Pungitore, si è aperta con il cerimoniale di conferimento del titolo Borgo della Salute alla città di Chiaravalle Centrale. Sono seguiti gli interventi del sindaco Mimmo Donato, della stessa Pina Rizzo e dei relatori che hanno esposto la progettualità già avviata sul territorio in sintonia con la filosofia dei borghi. In particolare hanno preso la parola Giovanni Donato per Calabria Vera, Maria Caterina Sanso Giovamenti, Saverio Barbieri, presidente della Consulta Comunale Giovanile di Chiaravalle, Caterina Menichini, direttivo della Consulta Comunale della Cultura di Chiaravalle. Dopo un breve saluto anche da parte di Gianfranco Corrado, sono intervenuti Pipicelli e Tagliaferri, che hanno illustrato i principi ispiratori della Rete dei Borghi e l'impegno che l'adesione comporta per gli enti locali interessati. Tantissime le idee da realizzare, dal marchio d'eco per i prodotti tipici locali alle camminate della salute, dai gemellaggi culturali alla promozione di eventi di sensibilizzazione. L'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale punterà in particolare al coinvolgimento delle scuole in percorsi di educazione sui temi ambientali e alimentari. Sì, oggi ufficialmente consegniamo il marchio d'identità dei Borghi della Salute, per cui Chiaravalle da oggi entra nella rete dei Borghi della Salute d'Italia. Ecco, ne abbiamo parlato anche a Badolato e non solo, anche a Monterosso, insomma, i punti chiave di questa adesione, cosa comportano per le amministrazioni locali? Un impegno ad elevare il livello di salute e benessere della propria comunità. I Borghi della Salute hanno delle finalità, e tutelare la salute, promuovere il benessere, migliorare la qualità della vita. Come? Quattro sono i pilastri fondanti questo impegno che i Borghi della Salute propongono alle amministrazioni comunali. Innanzitutto una sana alimentazione di qualità, che sicuramente non vive di globalizzazione ma vive di locale. Abbiamo un impegno molto forte, quello di far riemergere ciò che la globalizzazione vuole nascondere, cioè all'interno di ciascuno di noi alberga un patrimonio unico al mondo, che è la nostra radice mediterranea. E allora una sana alimentazione di qualità deve essere locale,
con orientamento a quella che è la tradizione mediterranea. L'altro pilastro è una corretta attività di movimento. Oggi non si può dire cammina, fai movimento e tuteli la salute. No, bisogna educare le persone ad una corretta attività di movimento, perché un'attività di movimento non adeguata procura dei danni. Terzo pilastro è quello dell'etica, quello dei comportamenti sani per non crearsi un danno, associato un po' a una rimodulazione, a una riqualificazione, a una rigenerazione dello stato emozionale di ciascuno di noi. Il tutto va condito in un ambiente sano. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per valorizzare i borghi e chiamarli borghi della salute. È un impegno molto importante, spero di poterlo assolvere nel migliore dei modi. Sicuramente non da sola, mi aiuteranno naturalmente i consiglieri e gli assessori attraverso le loro specifiche deleghe, quindi facendosi portatori di idee e di progetti, e poi chiaramente con l'aiuto di tutti quelli che sono presenti sul territorio, quindi tutti i soggetti, associazioni, gruppi, privati, chiunque abbia delle idee e dei progetti da condividere e quindi da portare avanti in questo ambito, in questa rete di borghi. Sì, è un progetto a lungo termine che noi abbiamo aderito perché è importante. Anche se oggi diciamo può sembrare un lavoro nascosto, ma che sicuramente può dare i suoi frutti. Può dare i suoi frutti perché è importante uscire fuori dai propri confini, e questo progetto ce lo permette, entrare in una rete nazionale e far sì che tutte le attività, tutte le risorse del nostro territorio possono essere messe a conoscenza anche in un mondo al di fuori del nostro territorio. Io ci credo tantissimo perché è ora di dare forza al nostro territorio, e il momento è quello opportuno, dove praticamente con la nostra azione amministrativa si sta cercando veramente di portare ad una crescita forte del territorio. Non si tratta solo, come ho sempre detto e lo ripeto, di opere pubbliche, è importante anche e soprattutto crescere nel tessuto sociale, e questo è un momento veramente importante per Chiaravalle. Noi a livello proprio di culturale, con le nascite delle associazioni, a livello teatrale, a livello di nascite di associazioni come la Calabria Vera, per la crescita proprio del territorio, quell'imprenditoria che può veramente oggi avere uno sbocco forte, e noi dobbiamo creare da amministrazione questa possibilità, spianare questa strada. Io credo che il Borghi della Salute in realtà ci possono permettere di entrare in una rete tale da poter avere quella ricettività anche turistica e che la rete lo permette. Sì, oggi ufficializzeremo il Borgo di Chiaravalle come Borgo della Salute, un altro tassello in un percorso virtuoso, almeno speriamo che sia così, che noi stiamo portando avanti insieme con il Presidente nazionale, con Marco Tagliaferri, scegliendo quei borghi che hanno un'attinenza e hanno un'attitudine soprattutto a svolgere questo ruolo, perché noi ricordiamo che il ruolo e la parte attiva è il borgo, quindi tutte le associazioni, l'amministrazione comunale, tutte le realtà del borgo sono quelle che poi daranno vita e lustro all'attività del borgo stesso. Mostra d'arte a Capistrano, vediamo il servizio. Filippo Natale ha inaugurato la sua personale d'arte, pittura e scultura a Capistrano, creazioni uniche che abbracciano una vita intera. Le tecniche multiformi e l'abilità manuale consentono a Filippo Natale di svariare tra le mille sfaccettature dell'espressività umana. Per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino, la conferma della qualità assoluta di un'iniziativa fortemente voluta per dare spessore artistico al già ricco programma di eventi estivi. È un onore e un piacere avere intanto come concittadino il nostro maestro e scultore Filippo Natale. Ha avuto questa straordinaria volontà, su richiesta nostra dell'amministrazione e dell'assessore Pisani, di esporre le sue opere d'arte. Sono opere d'arte scolpite, dipinte su tela, su ceppi interi, dove è riuscito a creare delle immagini e delle raffigurazioni straordinarie. Un artista
abbastanza quotato, un artista che, ripeto, è nostro orgoglio e vanto della comunità, un artista che accogliamo davvero con grande felicitazione. Questa è una mostra che apre il cuore di tutti i capistranesi, di tanti conoscitori che, nonostante diciamo così, l'imminente apertura della, e quindi l'inaugurazione di questa mostra, si stanno già accingendo a venire a visitarla, quindi penso che sarà un grande successo, così come l'è sempre stato, e noi come amministratori accogliamo e abbracciamo la straordinaria capacità del nostro artista concittadino Filippo Natale. Sì, è un'estate ricca che va da mille eventi, da eventi culturali, da eventi sociali, eventi sportivi, eventi di spettacolo, ma queste sono le nostre tradizioni, le nostre radici, le nostre capacità. Oggi Capistrano, possiamo dirlo davvero a gran voce, che è insito all'interno di un emisfero di orgoglio, di capacità e di arte, un'arte straordinaria, un'arte che è visibile a tutti quanti, come sicuramente andranno e scorreranno le immagini, è un'arte eccellente, un'arte che riscopriamo con il nostro caro concittadino, è un'arte che sappiamo amare ed apprezzare e diventa nostro orgoglio e nostra, diciamo così, ecco, all'interno del cuore, nostra capacità di una persona splendida come lui nel riuscire a realizzare quest'opera d'arte. Una vita intera, sì, la mia vita la dedico all'arte, così, solo di professione falegname. Poi nella vita ho fatto il carpentiere, però amavo sempre l'arte, facevo disegni, sculture, queste robe qua, fin da bambino. Fino adesso faccio questo. Comunque voglio ringraziare tanto il sindaco per le belle parole che ha usato per me e l'assessore Pisani. Li ringrazio immensamente, sono stati tanti gentili, mi hanno accolto, hanno voluto questa mostra e io l'ho fatto proprio per l'augurio della sua amministrazione nata da adesso, che duri per sempre, che fanno tanto successo. In tutti i modi, comunque è un bravo ragazzo il sindaco, che si vede chiaramente di quello che è, e lo ringrazio. E io che vi devo dire? Le tecniche sono pittura d'olio a spatola, e poi sono tecniche, tante tecniche varie che adoperano tanti quadri, non sono statico, cambio, perché io sono autodidatta e vado sempre alla ricerca. Ho paura che mi sottomettano quelle che hanno studiato e allora cerco di rinnovarmi, di trovarmi. Ecco perché vario nei miei quadri, perché vado sempre, sono alla ricerca di me stesso. Abbraccio tanto tempo fin da ragazzo. Qui non ci sono opere da ragazzo, però io sempre, di una vita. Da bambino disegnavo e dipingevo pure nella bottega di falegname. Io avevo un gran maestro che era Mariano Lomoro, va bene, e lui mi apprezzava perché io sapevo disegnare e lui non sapeva disegnare, e mi voleva tanto bene, mi portò avanti, mi ha imparato un bel mestiere da falegname. E nella vita mi sono trovato bene facendo il carpentiere, ho lavorato al Ponte della Gitola, sono stato a Genova, insomma ho girato mezzo mondo da carpentieri che mi cercavano ovunque, dove andavo, pure qui a Capistrano. Tutte le costruzioni dal primo cemento armato l'ho fatto io, portando sempre la pittura e la scultura insieme. E adesso ci spostiamo a Novalba di Cardinale. Cosa mai ci sarà? Vero e proprio bagno di folla per la cantante Orietta Berti a Novalba di Cardinale. La tradizionale festa della Madonna delle Grazie è stata dunque caratterizzata dal concerto serale che ha richiamato in paese migliaia di persone. Le vie di Novalba sono state arricchite dalla presenza di numerosi stand gastronomici e commerciali, un successo enorme per gli organizzatori e per tutto il popolo dei fedeli che ogni anno celebra Maria. Oggi la do, domani non si sa.
Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buona serata.